Buona serata a tutti e oggi abbiamo un super ospite, una super puntata veramente 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 divertente qua dalle interviste dal futuro. Ovviamente ci abbiamo lavorato, lui è stato magnifico perché per la sua disponibilità, che è una cosa molto rara al giorno d'oggi, siamo molto molto contenti, fra poco andremo a scoprire chi è. Nel frattempo do il benvenuto a un amico di Il Valle, perché è un collaboratore anche lui, però ha una passione fortissima per il cinema, e do il benvenuto a Luigi Tensi di Malati di Cinema. Ciao Luigi. Ciao Alessio, ciao a tutti. Sei carico per la puntata di oggi? Alla grande, è un super ospite, non vedo l'ora. Un super ospite, ma poi quello che io penso, non solo è un super ospite per lo spessore, ma è uno che incarna gli anni 80, 90, 2000, tuttora oggi, lavora anche come attore, insomma, però non svelo nulla perché chiaramente l'andremo a scoprire piano piano. Assolutamente. Nel frattempo do il mio benvenuto alla regina delle prop, non solo delle memorabilia, lei sa tutto di più per quanto riguarda appunto i gadget in uscita di Ritorno al Futuro. Benvenuta a Monica Morini. Ciao! Di stile Barbara D'Urso alla grande. Mamma mia, c'ho anche la luce proprio da D'Urso. Ciao a tutti. Ovviamente non possono mancare nella puntata di oggi le persone, diciamo, sono un po' di pilastri, perché ogni tanto un po' di musica serve per allegrare giornate in questo modo, e loro sono l'Il Valle Band direttamente da Taranto. Buonasera. Buonasera. Allora, oggi vi diamo un piccolo trucco, insomma, sveliamo un trucco. Oltre a esserci il nostro Piero, diamo il benvenuto a Antonio, perché praticamente Marco è in cassa integrazione. Che fine ha fatto? No, sta lavorando il doppio, sta sostituendo persone, quindi... Allora, se noi siamo pronti, io ho il piacere chiaramente di invitare il nostro super ospite, che è doppiatore, attore e quant'altro... Mister Alessandro Rossi, benvenuto. Ciao a tutti, buonasera, grazie. Ecco il nostro benvenuto, Alessandro, non a caso, perché poi sveleremo anche il segreto che ti lega a questa canzone. Allora, partiamo in questo modo. Naturalmente faremo un giro di domande, e partendo dal sottoscritto, e poi andremo a leggere anche un po' di messaggi, quindi invitiamo le persone a scriverci, perché abbiamo piacere nel leggere le loro domande. La mia prima domanda, Alessandro, è: come sei diventato doppiatore e come sei entrato nel mondo di Ritorno al Futuro? Bene. È una prima domanda che sono due. Allora, ho iniziato a fare doppiaggio come succedeva 30 anni fa, 40 anni fa. In genere il doppiaggio si faceva perché in compagnia c'era un collega che faceva il doppiaggio, si faceva uno spettacolo insieme e poi si diceva dai, vieni al doppiaggio. Oppure, nel caso mio in particolare, in quegli anni la RAI era un posto dove gli attori erano di casa, perché facevano un po' tutto. Adesso fanno soltanto le commedie quando ci sono, ma allora si faceva l'intrattenimento, la commedia, l'informazione anche. E io ero in Via Asiago con Vittoria Febbi, che è una grandissima, grandissima collega, e molto più brava di me, che stavamo lavorando insieme, e lei mi ha fatto, dice: scusa, tu sei bravo, cioè questa voce bellissima, perché non fai doppiaggio? Perché non faccio doppiaggio? Non lo so. Vieni, dai, vediamo. Io sono andato. Nel frattempo, proprio per questo, un'altra mia collega in teatro, che era la grande Elena Magoia, che era la prima attrice della compagnia del Politecnico Teatro di Roma in quel momento, fatto anche tantissime altre cose, e lei mi ha detto: guarda, c'è Gigi Reder, e Gigi Reder lo conoscete tutti, anche se magari chiaro, non c'è, sì, batti lei, era il filino bravo e Gigi Reder che fa dei provini, e io sono andato a fare dei provini da Gigi Reder, e la cosa è andata bene,
ho iniziato a lavorare, è iniziato ad andare sempre meglio, poi a un certo punto sono successe delle cose che l'hanno fatta andare ancora meglio, per cui poi mi ci sono un pochino accomodato e sono rimasto lì. Per quanto riguarda Ritorno al Futuro, ecco, è stata una delle cose che ha fatto in modo che la cosa andasse sempre molto meglio, nel senso che Ritorno al Futuro è stato uno dei miei primi provini per una parte importante. E il primo film di Ritorno al Futuro è stato diretto non da un direttore di doppiaggio che faceva solo il doppiaggio, ma da un regista che faceva anche il doppiaggio, cioè da Franco Rossi. Franco Rossi è uno dei grandi nomi del cinema italiano. E Franco Rossi ha fatto per quel doppiaggio un casting così come era abituato a farlo per i film, chiamando mezzo mondo. E quindi ha chiamato anche me, che insomma in quel momento sì, si diceva guarda quello è bravo, ha fatto un bravo attore, eccetera, però non è che... E ho fatto questo provino, l'ho vinto e sono entrato nel mondo di Ritorno al Futuro. Avete ragione a chiamarlo il mondo di Ritorno al Futuro, perché è vero che è un po' un mondo a parte. All'epoca lo era anche molto di più di adesso. Perfetto, grazie per la risposta. Ora facciamo fare una piccola domanda a Luigi da Malati di Cinema. Allora, la mia domanda è sempre... Sì, ci sono. Sempre in tema 1985, però... Passo a un altro film, ovvero Rocky 4. Tu, Alessandro, sei doppiatore di Dolph Lundgren. Non hai avuto molte battute in quel film, però c'è quella iconica del ti spiezzo in due. Volevo sapere se è nata da te quella battuta, oppure come avete preso ispirazione, se dal doppiaggio, dalla voce originale o da qualcos'altro. Allora, la voce originale era chiaramente di una persona che aveva un fortissimo accento. E stavamo tentando quindi di dire questa battuta con un fortissimo accento, e il direttore di doppiaggio era Luciano De Ambrosis e lui mi diceva, Alessandro, proviamo, sporchiamola un po', cerchiamo di dare un po' di accento russo, e io ci provavo, io ti spizzo in due, e Luciano da dietro diceva guarda che così sembra sardo, non sembra russo. E effettivamente aveva ragione. Beh, per cui riproviamo, io ti spezzo i due, no, guarda che così sembra sale. C'era, perché all'epoca nelle sale si stava con tutta la compagnia, praticamente, cioè il doppiaggio era nel turno, se le scene in cui passavano c'erano sei attori, al turno c'erano sei attori che doppiavano i sei che passavano, e c'era seduto su un lato, erano delle sale enormi, bellissime all'epoca, e ancora si fumava, Renato Mori, dei grandi del doppiaggio e del cinema italiano, e che stava lì con la sua sigaretta, lui milanese, diceva ma dai Alessandro, ma mettici una I, dico come mettici una I, ti spiezzo, oh, vabbè, è andata, devo dire che è andata molto bene con quella I. E abbiamo adorato tantissimo. Sì, no, nel senso è stata una battuta rimasta iconica proprio nel tempo, ci hanno fatto fior di magliette, infatti potresti chiedere qualcosa del copyright. Leggiamo al volo una cosa che io non sapevo di te, e dice, una delle più belle voci in assoluto e concordiamo, ci fai un pezzo del mitico Arnold? Cioè, tu cosa c'entri con Arnold? Ma io con Arnold c'entro abbastanza, nel senso che dai gemelli in poi praticamente l'ho doppiato sempre io, e quindi insomma è uno degli attori che ho doppiato di più. Che dire, ho avuto la fortuna, questo in generale per la mia carriera, di doppiare una serie di personaggi che hanno detto delle cose che sono rimaste nella fantasia del pubblico. Da Io ti spiazzo in due, ma anche, che so, Vieni con me se vuoi vivere. Robocop. Oppure Robocop, oppure Hasta la vista, baby, Arnold. Oppure Io vi cercherò, vi troverò e vi ucciderò.
Quindi, insomma, ho avuto questa fortuna e diciamo, sono rimasto nella fantasia, nei ricordi delle persone. Arnold per me è stato una grande occasione per affermarmi professionalmente e mi ha dato tantissime soddisfazioni, insomma, anche personali, insomma, no? Perché poi se ti arriva una foto firmata da lui alla mia voce italiana, è una cosa che un pochino di soddisfazione la dà. Il tuo lavoro l'hai fatto bene e sei bravo in quello che fai, assolutamente. Intanto infatti arriva un bel messaggio e dice: maestro, buonasera, un mito. Assolutamente. Grazie, grazie. Prima di passare appunto alla domanda di Monica, ce l'abbiamo un giro volante di riff Carrier Valley Band? Così la prepariamo? Facciamo al volo, dai, facciamo un tic. Vai. Para, para, pa, pa. Se lo dice Alessandro, tequila viene, cioè, tequila. Scusate, ma il parapapapà ci stava tutto alla fine. Domanda di Monica. Aspetta, prego. Facciamo. Poi la proviamo con Alessandro tequila. Certo. Dunque, la mia domanda riguarda sempre ovviamente il ritorno al futuro, rimaniamo a tema, ti volevo chiedere se durante il doppiaggio tu hai avuto anche il piacere di incontrare gli altri doppiatori, nel senso che noi nelle precedenti puntate abbiamo avuto Bellia, Cerbo, insomma, magari se tu avevi incontrato, non so, Dario Penne, altri doppiatori, oppure avete, non so come si suol dire nel gergo tecnico, avete fatto invece il doppiaggio a nastro, a singolo, come si dice? Si dice in colonna separata. Colonne separate, ok. Perfetto. No, guarda, soprattutto il primo, io ralleggio anche con altre persone, con altri colleghi. E ricordo con abbastanza sicuramente Oreste Baldini e ricordo, mi sembra, anche Anna Rita Pasanisi, ci siamo incontrati al leggio. E per quanto riguarda invece il 2 e il 3, era passato un pochino di tempo, la lavorazione è stata leggermente diversa perché eravamo all'inizio, per la prima volta c'era il super, per le prime volte, non la prima, insomma, però era i primi tempi in cui c'era il supervisor americano e quindi il tipo di lavorazione diventava immediatamente un pochino diversa, insomma. Comunque, sai, quelli erano colleghi con cui io ho vissuto quotidianamente fianco a fianco per 20 anni, insomma, per 30 anni, quindi sai, incontri, incontrati, sì. Al di là di Ritorno al Futuro. Cioè. Sì, il giro è quello alla fine, anche la signora Pasanisi che tempo fa abbiamo intervistato è una vecchia baronessa del doppiaggio. Cioè. Allora, prima di passare alla domanda di Valley Band, ho una domanda dal pubblico che va sempre letta, vero, la voce di Liam Neeson, com'è stato doppiarlo in Schindler's List? Quali emozioni, se si può raccontare? Schindler's List per me è stata l'emozione più grande che io abbia mai provato. Viaggio. Primo perché è probabilmente il personaggio più difficile che mi è capitato di doppiare in tutta la mia vita e poi perché il tema, il modo in cui era svolto da Spielberg, il livello di sfida che c'era nel mettersi lì e doppiare un film di quel livello è stato altissimo, è stato molto molto bello. Mi ricordo che alla fine anche lì c'era, oltre al direttore Mario De Angelis, il grande Mario De Angelis, c'era anche la supervisor americana, e ricordo che alla fine del monologo, del grande monologo, quando Schindler's
piange perché dice non li ho salvati abbastanza, potevo salvarne di più, eccetera, eccetera. Alla fine di quella scena io sono rimasto, ero alleggio da solo, non riuscivo più né a parlare né a muovermi. E è venuto Claudia Gisman, che era la supervisor americana, non mi ha detto niente, ma guardate, mi ha abbracciato, siamo stati abbracciati per 2 o 3 minuti e basta. Questo per dire il livello dell'emozione a cui si può arrivare nel momento in cui doppi un certo tipo di cose, insomma. Guarda, una cosa molto interessante, per esempio, dice il mitico, il 50% delle emozioni le donate voi con i doppiaggi. Posso dire da profano che spesso e volentieri le fortune di certi personaggi, soprattutto chiaramente stranieri, avvengono grazie a un doppiaggio azzeccato. Mi viene in mente Eddie Murphy con Tonino Accolla o anche i tuoi personaggi. Ma sai, io su questo ho delle opinioni un pochino diverse, sinceramente, nel senso che se fosse vero quello che tu hai appena detto, vorrebbe dire che Schwarzenegger ha successo soltanto in Italia, perché ci sono io in Italia che lo doppio e da altre parti no. Qui parliamo di star internazionali, Eddie Murphy, Schwarzenegger o chi per esso, e sono delle star internazionali indipendentemente dal fatto che le abbia doppiate io o chiunque altro dei miei colleghi. Diciamo che il pubblico italiano è un pubblico molto abituato al doppiaggio e se il doppiaggio è fatto bene ci si affeziona molto anche al doppiaggio. E io non mi iscriverò mai al partito di quelli che dicono che il doppiaggio, che il film doppiato è più bello del film originale. Non è possibile, sono due cose diverse. Sono due cose diverse. Posso andare via, quindi mi hai Beh, smontato. no, figurati. No, 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 ma non è che, insomma, il regista ha girato quell'altro di film. Quella che facciamo noi è la versione italiana, che può essere molto bella, ma non è paragonabile all'originale in questo senso. Cioè, parliamo di due prodotti diversi, no? È come dire, che so, Ti sogno California. In italiano dice più bella dell'originale, difficile, difficile che sia così. È un'altra cosa, è la versione italiana. Perfetto, prima di passare alla domanda di Valle Ben, saluto il mio caro amico d'infanzia, anche regista Marco Costa, e dice Ah. massimo rispetto per Alessandro Rossi. Ne abbiamo combinato di Grazie. belle, anche lui fan nerdone di Ritorno al Futuro, lo saluto caramente. Domanda appunto per quanto riguarda il Valle Ben. Una curiosità, tu hai fatto un provino giustamente per doppiare Ritorno al Futuro, ma era un provino mirato a quel personaggio o il personaggio ti è stato poi diciamo dato perché eri più idoneo a fare quel tipo di voce che cercavano per quel personaggio qui, oppure è stato casuale, ecco, cioè, com'è successo? No, 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 il Perché quel provino. personaggio? Perché No, Biff no, e non un altro? no, 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 il provino era sul personaggio. I provini nel doppiaggio si fanno tutti sullo specifico personaggio per cui si sta facendo il cast. Si fanno solo su parte Ok, aggiungo, ma avresti voluto doppiare un'altra persona del film, sempre di Ritorno al Futuro, o Biff era, diciamo, era quello che volevi? O era semplicemente un trampolino, perché alla fine da qualche parte bisognerà pure cominciare una carriera, no? Guarda, Anche se tu eri già famoso al teatro, insomma. per me è stata una grande fortuna aver incontrato Biff. Mi sembra che Biff fosse sinceramente l'unico che avrei potuto doppiare lì in mezzo, perché per età, per qualità vocale, eccetera, non credo assolutamente che avrei potuto doppiare nessuno degli altri. Quindi mi sembra che è stato un bellissimo incontro. Allora, tornando a qualche domanda del pubblico, ti vengano a chiedere, com'è stato far parte del franchise di Star Trek? In che senso del franchise? Che vuol dire? Forse una serie, tutto quanto sarà, parla di franchise, ma suppongo. Beh, i franchise in genere non sono gadget, tutte queste cose Sì. che stanno intorno. Sì, Sull'intera però saga, diciamo, diciamo. l'importante è aver capito, insomma, la domanda, come ti fa piacere aver fatto parte appunto, diciamo, della saga di Star Trek?
Moltissimo, moltissimo, perché anche Capitano Picard è uno dei miei attori preferiti, perché Patrick Stewart è un attore straordinario, un attore inglese di teatro shakespeariano, una cosa, è veramente uno bravissimo. E aver doppiato tutta la serie di Star Trek, in cui lui era il protagonista, chiaramente me l'ha fatto conoscere, amare tantissimo. Sì, è un bellissimo ricordo anche Picard, anche adesso, insomma, che è ritornato in queste ultima serie. Perfetto, allora se il Valley Band ha pronto, ho una domanda cattiva per te Alessandro, quindi se ha un giro pronto, parto con la domanda un po' spigolosa. La domanda spigolosa è questa qua. Come mai nell'avvicendarsi tra i doppiatori nel primo, secondo e terzo capitolo Alessandro Rossi non è cascato nella tagliola? Ma che c'è una domanda strana? Allora, guarda. Allora, nessuno lo sa. La verità è che nessuno lo sa, però ognuno ha le sue teorie. La mia teoria è che il primo Ritorno al Futuro, appunto, è stato, non so come, è stato dato a un regista come Franco Rossi. Gli altri due sono arrivati con un supervisor americano che quindi cambiava un pochino le richieste, gli standard, il modo di lavorare. E in quel momento il più grande direttore di doppiaggio che c'era sia nella CDC, ma diciamo nel doppiaggio italiano su certi livelli di prodotto, era proprio Mario De Angelis. Quindi non è strano che di fronte a questo atteggiamento nuovo da parte della committenza americana ci fosse un incontro con un altro direttore di doppiaggio. E probabilmente può esserci stato delle scelte quella è un'epoca in cui, ad esempio, si è iniziato a parlare di match vocale, cioè del fatto che gli attori, i doppiatori dovessero avere una voce simile alla voce dell'attore originale, che era una cosa che prima non veniva assolutamente presa in considerazione. Insomma, quindi diciamo sono un po' cambiate, è cambiato un po' il modo di fare il doppiaggio fra il primo e il secondo. E poi, secondo il terzo, non mi risulta che ci siano state, cioè, le voci erano No, fra state il con il primo secondo e il e il blocco terzo. secondo Fra primo terzo. e il blocco secondo terzo, proprio per questo motivo. Anche perché il terzo è stato doppiato insieme al secondo, perché era stato girato insieme al secondo. Sì. Quindi Dovevano essere è arrivato. inizialmente un film unico, che doveva essere, doveva chiamarsi Esatto, esatto. Paradox, e poi alla fine l'hanno diviso. Quindi Applausi perché hai risposto in maniera elegante, diplomatica, non hai mostrato nessun segno di oh mio Dio, che domandaccia mi hanno fatto. Passiamo adesso alla domanda di Luigi, grazie. domanda semplice: se ricordi il primo film che doppia. Ai ai ai, non ho capito niente, Dice, problemi se di niente. ricordi il primo film che hai doppiato, occhio Luigi che hai un po' di latenza. No, sinceramente no. Mi ricordo il primo film che mi ha dato una cosa, la spinta, che sono stati proprio Rocky 4 e Ritorno al Futuro. Però dire qual è il primo film che ho doppiato non lo so, sinceramente. Allora, prima di passare della domanda di Monica, ce n'è una dal pubblico. Una domanda: nel doppiaggio, quando il risultato finale non è buono, un'intonazione sbagliata o superficiale, di chi è la colpa? Del doppiatore o del direttore del doppiaggio? Secondo è una domanda cattiva. Secondo me è del direttore di doppiaggio, perché
poi dipende, no? Dipende dal tipo di cosa. Cioè, se noi diciamo una battuta detta in un modo superficiale, una battuta detta in un modo non consono a quello che sta succedendo, all'intensità dell'originale, eccetera, eccetera, secondo me è colpa del direttore. Allora, Perché prego, sì. prego. No, No, no. perché un attore allegrio è veramente anche il più bravo degli attori, non ha la percezione profonda, esatta al 100% di qual è il risultato della cosa che lui sta facendo. Questo glielo può dire il direttore. È per questo che c'è un direttore di doppiaggio, perché è quello che sa dove il film vuole arrivare, ha visto il film, sa esattamente che cosa sta succedendo in quel momento, ci ha lavorato. Quindi, secondo me, è un problema del direttore. Allora, passiamo alla domanda di Monica, se sei pronta, prego. Ti volevo chiedere, il personaggio di Biff Tannen, te lo sei sentito cucito addosso? Nel senso, oppure è un personaggio che comunque hai doppiato benissimo, perfetto, però magari non era nelle tue corde. Insomma, se l'hai amato alla fine del capitolo. Allora, nel primo Ritorno al Futuro. L'ho amato tanto perché si vuole bene ai personaggi che ti danno qualche cosa, e a me ha dato tantissimo, perché mi ha messo anche di fronte finalmente a una sfida per la prima volta di un certo livello, insomma, nel doppiaggio. E poi l'ho adorato da impazzire in Ritorno al Futuro 2. Perché avere la possibilità al doppiaggio di fare cinque personaggi diversi nello stesso film è una cosa divertente, impegnativa, creativa. Ce li puoi ricordare? Guarda, non me li ricordo tutti, però ce n'era uno vecchio, uno giovane, uno scapestrato, uno. Cioè, adesso non me li ricordo tutti perché sono passati 30 anni, però, anzi, 35. Però per me è stato uno dei divertimenti. Ecco, se Schindler's List è stata una delle cose più coinvolgenti dal punto di vista emotivo, personale, intellettuale del mio lavoro, Ritorno al Futuro è stata una fra le cose più divertenti in assoluto, perché è bello fare due personaggi di cui uno è vecchio, l'altro è giovane e parlano insieme. E c'hai uno dietro che dice: guarda, che non si deve capire che è lo stesso attore, non ti si deve riconoscere. Uno ci prova e insomma, ti Una senti bella fuori di sfida, gioco. una bella sfida ben riuscita. È una bella sfida. Allora, Ben, se vuoi vedere un piccolo pezzo, perché poi ci chiedono una piccola prestazione da Alessandro, e tieniti pronto, eh. Well, Bebop Lula, she's my baby. Bebop Lula, I don't mean maybe. Bebop Lula, she's my baby. Bebop Lula, I don't mean maybe. Bebop Lula, she. My baby doll, my baby doll, my baby doll, my baby doll, my baby doll. Allora, Alessandro, se sei pronto, attenzione, questa ci piace a tutti quanti. Un grandissimo Alessandro Rossi, mi fai sentire Io ti spiazzo in due. Io ti spiezzo in due. Ci siamo riusciti, alla grande, grazie Alessandro. Allora, se Cavolo. siete pronti, Band, la vostra domanda. Più che altro quanto conta, diciamo, l'esperienza teatrale rispetto, diciamo, al ruolo del doppiatore. Per me è fondamentale, nel senso che. Allora, il problema è questo: sullo schermo passano degli attori bravissimi, bravi, meno bravi, cani, attori. Dall'altra parte serve un attore. Non c'è niente da fare, perché non puoi avere da una parte Christopher Lloyd, dall'altra parte un signore che passa. Devi avere un attore
che non dico che sia bravo quanto lui, ma forse anche un po' di più. Allora, come si forma un attore? Il teatro è sicuramente la base di, è proprio la base del mestiere, la base dell'idea, della concezione di un attore. Serve il teatro per il doppiaggio? Sì, tantissimo. Ok, abbiamo una domanda che molto personale. Maestro, ci accodiamo al maestro. Da piccolo avrebbe mai immaginato di diventare uno dei più grandi doppiatori o in fondo al cassetto c'è un sogno mai realizzato? Allora, diciamo che la carriera che ho fatto e quello che sono riuscito a fare mi soddisfa molto. Certo, se fossi riuscito a recitare, a interpretare Re Lear al Piccolo di Milano, forse sarei stato più contento. Però mi sembra che è abbastanza quello che ho fatto. Ok, allora, fra un po' ti sottoporremo a un test in cui ti abbiamo già avvertito, questa è una sorpresa per tutti quanti, e quindi ti faccio un'altra domanda io. Allora, Acerbo ci ha raccontato, nella sua ultima intervista rilasciata da noi, che siamo talmente un popolo di pazzi in Italia, che una persona aveva una figlia che compiva 18 anni, si è presentata agli studi di registrazione e gli ha detto: io ti pago, mi devi fare la voce di Brad Pitt augurando 18 anni a mia figlia. E ovviamente Acerbo si è prestato a fare questa cosa. Hai un aneddoto, un qualcosa di molto simpatico, di strano, legato proprio alla bellezza e bravura della tua voce? Guarda, non è né simpatico né strano. Mi è capitato tantissime volte di avere i papà che mi chiedono per i figli, dai, gli fai gli auguri da Transformers, no? Quindi da Optimus Prime, oppure ultimamente da... non mi ricordo manco più, da Thanos, eccetera. È una cosa abbastanza normale, insomma. Però aneddoti particolari non ne ho. Mi scrivono al mio sito, mi chiedono, io a volte lo faccio, a volte no, però in linea di massima, quando ci sono di mezzo i bambini, lo faccio sempre. E questo ti fa onore, perché poi l'importante è che non ci siano i grandi a rompere le cosiddette. È quello un problema. Allora, passiamo a una domanda di Luigi, se ci sei, vai. Sì, la mia domanda è: a quale attore sei più affezionato tra quelli che hai doppiato? Quello che senti più tuo, magari, sia come voce, sia come fisico? Allora, Liam Neeson. Come voce, perché in realtà c'è una certa similitudine fra la mia voce e la voce di Liam Neeson. Come attore, perché è di una bravura, di una profondità straordinaria, anche se poi fa film ormai quasi tutti d'azione, ma è un grandissimo attore. Come fisico invece ho solo l'invidia, perché lui è magrissimo e io invece, come vedete, non sono così filiforme. Non sei solo, consolati. È un problema un po' comune a tutti quanti. Allora, passiamo alla domanda di Monica e poi a una piccola performance da proporti. Ti volevo chiedere, tu sei mai salito su una DeLorean? Che carina questa domanda. No, purtroppo no. Però se voi che siete così pappa e ciccia, così collegati, riuscite a farmi salire su una DeLorean... Come no? Si organizza. Allora ci prendiamo l'impegno, c'è un ragazzo che conosciamo di Roma che ha una DeLorean, e magari ci sdebitiamo in qualche modo, ti facciamo zompare, come si dice a Roma. Ok? Allora, domanda, siamo pronti? Siamo pronti per una base un po' cattivella? Il mio problema grosso è che purtroppo
sono passati 35 anni, non me le ricordo tanto queste battute, mi ricordo che le ho dette, ma come no? E quindi sarebbe una cosa brutta, facciamo un... forse poteva essere una cosa tipo odio il letame. Sì, è lui, è lui, è lui. È lui, perché poi... Perfetto. Quando chiaramente le persone ti sentono, è come se rimettono il film, riparte tutto quanto. E la magia di Ritorno al Futuro è che è un film di 35 anni fa, ma è attuale ogni volta che lo vedi. Nel senso, io ragionavo, in passato l'ho visto fortunatamente al cinema con mia mamma, su una VHS, poi l'ho visto su un DVD, con un Blu-ray, l'ho visto su Netflix, quindi dico, ogni volta riparte e sei strafelice, no? È vero, no? Ritorno al Futuro c'ha dietro un'idea straordinaria e poi gli attori, un cast di attori e Zemeckis che ha veramente dato il meglio di sé, il meglio di sé. Per cui è davvero uno di quei film che rimane. Perfetto, Band, avete la vostra domandina, che sia una domandina ad hoc? Eh? Sì, sempre curiosità, chiaramente. Lui ha ricevuto una cartolina da Schwarzenegger quando ha finito Terminator 3, giusto? Ha conosciuto altri protagonisti dei film che ha doppiato? C'è stata questa possibilità o no? Guarda, ho stretto la mano a Samuel L. Jackson e basta. È mica poco, tanta roba, però non è neanche, ci stanno i miei colleghi che invece hanno avuto contatti più grossi, eccetera. No, a me è capitato solo questo e nient'altro. Allora, nel giro di domande ne faccio un'altra io. Tipo dai d'acqua, dai punta, sta iniziando. Cosa ne pensi? Te praticamente sarai anche un appassionato del film, comunque ti è rimasto nel cuore, un po' della situazione di Michael J. Fox e un po' collegandomi a questo, se tu vedi o vorresti o ti piacerebbe un quarto capitolo del film. Senti, è talmente bello tutta la saga che se dobbiamo farne un quarto... per non fare una cosa alla stessa altezza, è meglio di no. È bello tenerseli come sono. Poi se invece c'è un'idea formidabile, ben venga, insomma. Riguardo a Michael J. Fox, insomma, mi pare che non stia molto bene, quindi non è semplice. No, assolutamente. Infatti, nelle ultime apparizioni, lui praticamente ha dato l'addio al mondo del cinema per il Parkinson, ma si dedicherà ai libri. Infatti, secondo me, concettualmente non si potrà mai fare un quarto capitolo, un po' perché la produzione non è d'accordo, ma soprattutto perché non è replicabile, sia per l'età di Lloyd sia per i problemi di Fox con gli stessi attori, e fare un reboot andresti a rovinare quello di bello che c'è. Assolutamente, assolutamente. Io penso che quando si riescono a fare cose così belle, poi ci si deve sapere accontentare. Allora, questo è un bel messaggio per te, che uno dice, comunque ora che vi pensa, Alessandro Rossi ha davvero una lista pazzesca di personaggi doppiati. Complimenti davvero. Grazie. Facciamo un ultimo giro di domande, poi dopodiché facciamo il super test ad Alessandro, poi ci lo liberiamo perché è quasi prigioniero di questa trasmissione e procediamo. Prego Luigi. Vabbè. Progetto futuro, se è in uscita di cui si sta occupando, però sempre se si può dire. Dunque, in realtà sto lavorando a due nuovi film come direttore e dialoghista, ma non vi posso dire né che film sono, né come usciranno, né quando. Quindi lo scopriremo. Sto lavorando. Bene, buon per te. Buon per te. No, 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 per carità, dovessimo farti perdere pure il lavoro. Già ti abbiamo stufato, ci manca solo quello. Prego, Monica. Da mamma, guarda, volevo fare la stessa domanda di Luigi, c'è proprio tac, panico. Ho fregato.
Mi hai fregato, volevo sapere appunto i progetti futuri, se poteva anticiparci qualcosa a riguardo. E adesso ne formulo un'altra, aspetta, fai intanto passare avanti che te ne formulo okay. un'altra. Band, che siamo colti dal panico. Alessandro, allora io so che hai vinto un premio qualche anno fa per il doppiaggio, ce ne vuoi parlare un attimo? Di che cosa si tratta? Di premi ne ho vinti qualcuno di più di uno. Forse voi parlate di quello per gli Amazon, la voce dell'anno? Sì, se non sbaglio sì. Ah, ok. Quello più citato nelle tue biografie come chiaramente sì. Non ne sono sicuramente ne avrei vinti tanti come tempo, no, va però. Bene, ma va bene così. Ma è stato un premio molto gradito, naturalmente, e poi preso sugli Amnison, diciamo, che però secondo me è stato più un pretesto che, no, per un po' mi è sembrato più un riconoscimento in generale piuttosto che su quel film specifico, insomma, dove Liam Neeson oltretutto non aveva una parte enorme. Quando si prende un premio è sempre una cosa bella, è una cosa piacevole, è una cosa che ti gratifica e quindi è un bel ricordo. Monica, sei pronta con la domanda? Sono pronta, ma voglio lo sacchetto cattivo. C'è la domanda cattiva, attenzione. Allora sparo. Esatto. Ok, allora innanzitutto, senza fare ovviamente diciamo nomi, se esistono, come poi in tutti gli ambienti, diciamo simpatie o antipatie tra vari colleghi doppiatori, senza fare nomi, per carità. Però insomma, se anche in questo ambiente diciamo c'è abbastanza antagonismo. Allora ti rispondo con una domanda: quante probabilità ci sono secondo te che non ci siano in questo ambiente? Penso poche. Purtroppo è così, purtroppo funziona così, è un ambiente di lavoro. E come tutti i posti di lavoro, non è un posto di lavoro, scusami, è sbagliato il termine, come tutti gli ambienti è chiaro che trovi persone con cui ti trovi di più, persone con cui ti trovi di meno, persone che pensi che ti abbiano fatto un torto, poi magari non te l'hanno fatto per niente, però tu sei convinto che te l'abbiano fatto, eccetera. Secondo me è sostanzialmente nella media di qualsiasi posto, di qualsiasi ambiente in cui si lavori, in cui si è in tanti, considerando oltretutto che è un ambiente in cui che è inevitabilmente competitivo, no? No, certo. Competitivo in senso buono, cioè nel senso che poi, voglio dire, si va a fare un provino, ma ci stanno anche altri colleghi che lo fanno su di te e quindi devi sempre stare lì a dimostrare che quello che fai va bene, che eccetera, quindi è inevitabile che si possano creare un pochino di attriti o di cose. Io personalmente mi vanto di averne pochissimi, cioè nel senso io sostanzialmente non ce l'ho con nessuno mi sta antipatico, forse ce n'avrò uno o due, ma insomma parliamo veramente sulle punte delle dita di una mano e basta. Bene. Allora, ho una domanda dal pubblico, io questo non lo seguo. Coleandro Azione. Coleandro Azione! Ti vuoi parlare appunto di questo? Tu penso che tu reciti là esattamente, no? Sì. Vabbè, Coleandro è un altro capitolo veramente molto molto divertente, ma anche quello è nato casualmente... E grazie ai Manetti Bros, a Marco e Antonio Manetti. E dunque la cosa è nata così: e un giorno stavo facendo un provino per una serie e volevano una talent, cioè volevano un'attrice di peso per poter doppiare questa serie su cui puntavano molto, e questa talent era Paola
Cortellesi. E lei è venuta al turno, io non la conoscevo assolutamente, ci siamo conosciuti, ecco, appena l'ho salutata ho cominciato a vedere che mi guardava strano. E lei era venuta con il suo agente, naturalmente, come succede. E faceva il profilo, poi vedevo ogni tanto che girava dalla gente e faceva segni. Ma alla fine è venuto fuori che lei aveva riconosciuto, parlando con me, la voce dei quello era un periodo in cui praticamente li facevo tutti io, dei trailer cinematografici. E lei stava preparando una trasmissione in Rai, Nessun Dorma, che doveva chiudersi con un'idea divertentissima, che era quella lì di fare i trailer in diretta. E quindi mi ha chiamato a fare i trailer in diretta. Io ho fatto questa trasmissione con Paola. E nella trasmissione c'era una serie di clip musicali. I registi delle clip musicali erano Marco e Antonio Vanetti. Che hanno visto e mi hanno detto: ci sarebbe un commissario, che ne dici? Magari, è bellissimo. E lì è iniziata questa avventura che è durata tantissimo, insomma. Ma Coliandro è innanzitutto uno dei set più divertenti, credo, in assoluto, di quelli dei set che si possano frequentare. Questo anche grazie poi all'altra colonna, che è Giampaolo Morelli, che è una persona squisita, intelligente, simpatica, non lo so. Ce n'è qualcun altro, se è su questa linea ben accetto. E quindi diciamo che la collaborazione fra Marco e Antonio e Giampaolo, oltre poi chiaramente a tutta un'altra serie di colleghi che sono straordinari, però io parlo proprio da un punto di vista dell'idea, no? Giampaolo è Coliandro e Marco e Antonio sono quelli che riescono a tirargli fuori tutto il bello che c'è. E è una bellissima esperienza. Il problema è che io potrei parlare ore, quindi ogni tanto mi devo fermare perché sennò sì. Adesso se la band mi fa una base, ho una domanda alla Marzullo e poi io faccio. Pronta band? Allora, la domanda è questa qua. Che consigli daresti a questa foto di tanto tempo fa, all'Alessandro di tanto tempo fa? Primo, taglia di capelli. Mi darei anche adesso, ma col fatto che cosa non riesco a dare. Secondo, credi un po' in te stesso. Bella. La risposta. Quindi col tempo hai acquisito una consapevolezza che all'inizio non avevi. Sicuramente. Ma è giusto così, insomma. Ma anche adesso non è che io sia poi così sicuro di me. Nel senso che penso di avere davvero tanto, tanto da imparare. Ma anche perché nel nostro mestiere è una sfida continua. Cioè ogni film dice: tu hai doppiato quel film, eri bravissimo. Quello dopo, c'è un altro attore, poi se è lo stesso attore fa una cosa diversa, allora un altro regista. Credetemi, è una delle cose belle di questo mestiere, è che tu puoi aver fatto qualunque cosa, ma quello che ti trovi di fronte, cioè il lavoro che viene dopo, è tutto nuovo e si ricomincia dall'inizio. Perfetto, allora Ben, se facciamo un pezzo, sottoponiamo poi Alessandro a un piccolo test e poi ci salutiamo. Eccoci, allora il test è questo qua, noi sottoponiamo tutti quanti a una piccola prova di abilità, quindi mando la sigla e poi ti spieghiamo tutto quanto. Tu Monica sei pronta? Sono pronta. Sigla.
adesso ti faremo doppiare una piccola parte iconica del film e vediamo se sei, tra virgolette, arrugginito o stai sul pezzo, come dico io. Va bene? Aspetta, me la fai vedere prima, sì. Questo qua. Ehi, tu porco, levale le mani di dosso! Guarda che hai sbagliato macchina, McFly. George, aiutami, ti prego! Alza i tacchi, McFly, e vattene! Io direi che non ci sarà assolutamente la grande. Applausi dal vivo, dal vivo. Applauso, ci sei piaciuto tantissimo. Se avete bravissimo! Voce sempre, sempre sul pezzo. Se avete un'ultima domanda alla che grande. Volete fare bene, e poi ci liberiamo da Alessandro. Detto così sembra anche brutto. Lo liberiamo in realtà. No, anche vero. E lo facciamo andare. Qualcuno ha una domanda? Forse siamo un po' ripetitivi con le domande, però credo. Ma io posso solo fare un bocca al lupo per tutto. Ma questo sicuramente. E quale film in generale nella tua carriera non hai doppiato ma avresti voluto fare? Ce n'è uno, questa domanda forse non l'abbiamo fatta, ma è una domanda che è ricorrente, insomma, nelle interviste. Chiaramente un doppiatore è una domanda che ci sta, nonostante tu abbia già dei grandissimi personaggi, quindi voglio doppiare Schwarzenegger, ce l'hai, cioè voglio Liam Neeson, ce l'hai, cioè non è che non devi desiderare nulla, però magari c'è un film che ti sarebbe piaciuto fare, non te l'hanno fatto fare. Guarda, francamente no, a questa non ti posso rispondere in questi termini. Ti posso dire quali sono i personaggi che avrei tanto, mi sarebbe tanto, tanto piaciuto doppiare, che sono due, e non ci sono mai riuscito. Sono Dracula e Philip Marlowe. Dici, come mai? Perché Dracula, secondo me, è un personaggio che in realtà ha una grande ambiguità e ha un grande fascino. Marlowe, perché è una delle mie letture giovanili, prima di quello che vorrei doppiare io, l'ha interpretato uno degli attori che io adoro di più, che è Robert Mitchum. E quindi questo è perfetto. Io ho un'ultima domanda, poi dopo andiamo ai saluti, e ti dico praticamente: a un tuo figlio, chi sia, gli diresti fai la carriera di papà come doppiatore, o gli diresti guarda, lascia perdere, fai qualcos'altro? A un mio figlio direi sì, se senti che vuoi fare l'attore, cerca di fare l'attore. Il doppiaggio poi, se viene, è venuto, se non viene, non è venuto. Non è quello. L'importante è essere un attore. Perfetto. Allora, noi adesso andiamo con un bel giro di chitarra a salutare tutti quanti, assolutamente. Incominciamo. Siete pronti a questo giro? Non vi vedo sul pezzo oggi, Ci avete da fare dopo? Che roba è? Un saluto a Luigi, appunto, di Malati di Cinema. Grazie Luigi per il tuo intervento. Ci vediamo prossimamente. Grazie a voi, ragazzi. Ciao Luigi. Monica, siamo pronti con la coreografia? Certo, prontissimi. 3, 2, 1, vai, noi siamo pronti. Si vede? Sì. Anche con il cuore, eh. Grazie Alessandro, un applauso per te. Noi ringraziamo tantissimo Alessandro Ruschi, veramente grazie, ci prendiamo come impegno questo della DeLorean, e grazie veramente, ci sentiamo nel futuro o anche nel passato, vedi tu. Grazie tantissimo a te. Buonasera. Adesso andiamo a salutare, dopo la cortesia che ci ha fatto, anche la nostra Monica, e hai un annuncio da fare, aspetta che preparo proprio come... Bravi. Hai un annuncio da fare. Mi devo preoccupare? Abbastanza, prego.
annuncio vuoi che faccia dei tanti? Una sorpresa che abbiamo prossimamente, senza svelare data, eccetera, senza fare il nome, però dire, avremo una grossa sorpresa. Qual è? Ah, non posso fare il nome, non posso dire la data. Avremo comunque una grande sorpresa, diciamo che dopo l'attore di Jeffrey Westman avremo un altro personaggio con noi. Questo è che ci fidiamo di te, assolutamente. Grazie Monica, saluto finale alla band, siete pronti voi? Con un bel giro, grazie di tutto band, assolutamente. Noi ci sentiamo, ci vediamo prossimamente. La prossima puntata non sarà di appunto sabato come al solito, ma sui nostri schermi e migliori schermi vi faremo sapere quand'è. Grazie di tutto ad Alessandro Rossi, alla prossima puntata, sempre con le dirette dal futuro. Sometimes